La sanità nelle Marche. Ci ricordiamo molto bene delle polemiche e delle lamentele relative al CUP di poco più di un anno fa. Ma la classifica del programma nazionale Valutazione Esiti guarda più in profondità e posiziona le Marche ai vertici della sanità nazionale. Due i picchi di eccellenza. Ospedali Riuniti di Ancona per la cardiochirurgia e l'ospedale di Ascoli Piceno per la cardiologia, rispettivamente secondo e terzo nella graduatoria nazionale. Manca all'appello il nord delle Marche, che con Fano e Pesaro sta passando una fase molto delicata, come dimostrato dall'opposizione della comunità locale alla costruzione dell'ospedale unico, comunità così ben rappresentata dal consigliere D'Anna. La pubblicazione della statistica è un risultato positivo per la sanità marchigiana, che però deve interfacciarsi con la difficile situazione economica di questo momento. In questo momento il problema sarà il mantenimento di questo risultato, perché la riduzione delle risorse sta diventando abbastanza visibile e percepibile, e dal punto di vista generale anche come diciamo equip, come numero di operatori, siamo sotto la massa critica, quindi lo sforzo sicuramente da parte nostra continuerà con lo stesso tono, ma abbiamo necessariamente bisogno di rinforzi. Che cosa si può fare per migliorare lo stato della sanità nelle Marche? Si possono innanzitutto realizzare progetti nuovi che vedono l'applicazione di nuove tecnologie, si possono modificare un attimino le strutture al fine di incrementare i numeri. I numeri di cui parla la dottoressa sono quelli del personale, che attualmente è in una fase di sottodimensionamento rispetto alle esigenze. Non dimentichiamoci che l'esigenza stimata per questa regione è di 1.300 interventi all'anno, e noi non siamo in grado di fornirne 1.300 al momento, perché la struttura attuale è utilizzata al 110% in termini di sfruttamento del personale e della struttura in genere. Quindi, se vogliamo fare di più, dobbiamo investire sia sulla struttura che sulle tecnologie. L'angioplastica primaria è il fiore all'occhiello nel settore della cardiochirurgia della nostra regione. Ma come operano i dottori? Ricordo che fa l'angioplastica primaria siamo in tre, da tre anni, e onestamente cominciamo ad avere fiatone. Il numero minimo considerato a livello internazionale è di 5, però noi stiamo adesso preparando il quarto operatore e speriamo entro la fine dell'anno prossimo di arrivare a 5 persone che andrebbero a dividersi H24, 7 su 7, 365 su 365. Investire è questa la parola chiave per chi lavora negli ospedali. Che cosa ne pensa l'assessore regionale competente? Investimenti servono sempre. Intanto prendiamo atto del fatto che il lavoro che abbiamo fatto fino ad oggi ha pagato. È un lavoro che, diciamo così, ha portato non solo ad una quadratura economica del nostro sistema sanitario, una virtuosità che ci permette oggi di essere tra le pochissime regioni che ancora hanno in mano il destino della propria sanità. E naturalmente però è chiaro che il quadro economico nazionale ci impone di dover accelerare un percorso di riforme rispetto al quale siamo impegnati in questi giorni. Un percorso non privo di ostacoli. Che cosa dire a chi solleva critiche nei confronti della riforma? Naturalmente, per liberare, appunto, rendere più appropriato il sistema, liberare le risorse che servono poi agli investimenti. Non venendo dall'alto, dobbiamo ricavarle dal nostro sistema. È l'unica via, insomma, questo è il lavoro che stiamo facendo.